Sono previsti per giovedì 25 marzo l'avvio dei lavori a due importanti padiglioni del Policlinico di Bari. Al padiglione Chini si procederà con l'installazione di una nuova rete idrica utilizzando tubazioni in lega di acciaio altamente resistente ai fenomeni di ossidazione per evitare che all'interno delle stesse possano proliferare batteri come la legionella. Si tratta di lavori altamente invasivi e che per la realizzazione era stato già disposto a fine ottobre il trasferimento dei reparti di degenza. Si procederà subito nell'area sud occupata dall'ematologia, mentre gli ambulatori presenti saranno trasferiti nell'altra ala dello stesso padiglione senza alcuna interruzione dei servizi assistenziali. Meno invasivi gli interventi necessari sulla rete idrica all'interno del padiglione Asclepios, che verranno effettuati nelle ore notturne in modo da non interferire con le attività presenti. I lavori, per un importo complessivo di 1 milione di euro, sono stati approvati con delibera del direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore.